The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Aspettando lei, Muriel, come vedete, una poltrona ha un impegno piuttosto notevole. Guardate quanto è carino. Una reservation tutta free speciale. Affascinante come sempre nella Muriel. Buonasera, buongiorno. Buongiorno, e stiamo aspettando la previo. E allora, raccontaci tu che cos'è questa collezione, questa nuova collezione, come sempre un'opera d'arte. Allora, io ho cominciato nell'82 a fare un omaggio all'arte, precisamente a Balla, che ne abbiamo detto dopo, sono stata la prima, e poi ho dedicato per 20 anni le mie collezioni ai grandi maestri della pittura, poi nel 2002 a Victor Hugo e poi a Proust, a dei paesi interessanti del mondo con varie culture, e quest'anno ho voluto affacciarmi al mondo della musica, per cui ho dedicato questa collezione a Tchaikovsky, che vuol dire la Russia dell'Ottocento, naturalmente riproposta in chiave moderna, e per dare un colpo di luce poi alla collezione ho pensato che mentre Tchaikovsky stava concludendo la sua vita suicidandosi, stava nascendo in Bielorussia il grande Chagall, e ho fatto 3 abiti dedicati a Chagall. La collezione è ispirazione russa, allora? Sì. Ispirazione russa, la Russia dell'Ottocento, come dicevo, e alla fine ho fatto un omaggio al Lago dei Cigni. Stupenda, non vediamo l'ora di vederla. Grazie. Come vedete, Gigliola ha fatto questi stivaletti meravigliosi, fatti con un cashmere antico. Il tessuto. C'è una grande ricerca di questo. Quali sono i 4 tessuti? I 4 tessuti diversi. È mandato. Ah, è quella. Le giacche foderate con le pashmine, disegno cashmere. È tutto molto molto ricercato. L'alta moda deve essere. Allora, vedi, c'è Colpino di Breischmanns, io mi gioco una storta un'altra volta. Questo è fatto con un cashmere antico, con quella raffinatezza, calze di pizzo bianco, le scarpe, un intarsi di cashmere dentro. Questo è fatto con un cashmere antico, il colpino. Questo è un antico scialle trasformato in moda. E poi ho fatto ricamare questa giacca, secondo me è un capolavoro. Non rientravano le... La gonna non rientrava. Fatela dare da Gil. Ce l'hai una penna per Paola? Sì, grazie. E vedi, le pettinature sono a ricordo dei cigni. Stavo dicendo che era poi il clou un po' teatrale, se volete, perché ogni tanto ci vuole anche quello della sfilata, sarà l'uscita di 4 cigni. Questo è un tessuto piede pulso, semplicissimo da uomo. La gonna è fatta di un rarissimo sari di lana e seta, perché i sari normalmente sono sempre di cotone o di seta. Mi piace molto questa cosa del corto e lungo. Le pettinature sono fatte un po' come un cigneto,
Poi abbiamo i gioielli meravigliosi di Marina, che ho scoperto un giorno in maggio andando a vedere una galleria d'arte. Invece, ho detto: Madonna, ma chi li fa sti gioielli meravigliosi? E già, ha lavorato come una pazza e ha fatto tutti i gioielli meravigliosi per la sfilata. Poi lei. Grazie. E dove sono i tuoi diamanti? Diamo a tutti. Sì, c'è dentro la cartella. Ah, è una sopragonna. Che si può fare anche con una. Diventa mantella. Bello. Sai che sarebbe bello fare in sfilata, metterla così dopo, se sei capace. Sì. Bella. Bella. Questo è un antico sale. No. Però, ecco, per me è stato difficile proporzionare le lunghezze delle donne, perché la proporzione non è facile, però io trovo che sono molto femminili. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Bellissimo. Quindi le donne sotto il ginocchio sono molto femminili. Anche per creare un po' di mistero. Io sai, proprio un mese fa sono andata a mangiare alla Bice, che è questo ristorante di Milano, e c'era una donna di 30 anni, 35 anni, bellina da morire, con un vestito molto carino, tipo di orsi alzate, ho visto che aveva le mutande rosse, ho detto non è possibile. Basta. Perché qua il concetto è questo, che tu lo vedi così, ma questa giacca te la puoi mettere con un paio di jeans nero, con il collo alto, la gonna, con una maglietta, vai dove vuoi. Certo, sono montate a tal modo, però se tu li scomponi, sono tutti pezzi. Anche la gonna fatta con lo scialle antico, te la metti in montagna, con un goccolo alto, con un paio and lining. Always show the lining, because every line, every jacket has a different lining. Just open. Open, no, no, open wide. You see? Sono dei gioielli. Che questa blusa tutta ricamata, ti voglio dire che ho fatto la collezione in un mese. Sai che sono carine le pettinature, sono spiritose, sono carine, sembrano veramente dei cinghietti appena nati, possono essere un po' bagnati, no? Ok. Sai, qualunque donna al mondo può mettere una cosa così, perché non è tagliata in vita poi. Queste scarpe sono ricche, me le fai portare giù un po' di gira? Vieni, portami giù qualche paio, per peccato, sono tutte ricamate. La licenza di scarpe. Sì, questa è bellissima. La stampare non funziona l'affare della musica, i ricami sono arrivati stamattina, ma ti dico, ogni giorno una hanno rubato in Puglia di tutto. Sarà successo una cosa così, ma che mandaci questo, che meraviglia, bello, ci vogliono questo, come l'hai intitolato? Vedi che sono due tessuti diversi, sempre c'è dentro una specie di cashmere. Ah, meraviglioso. La cintura. Il collo di zibellino. La cintura come sono ambre. Questa è ambra. Questa è ambra. È G, così con la gonna tirata su, bella. Fa un po'. Bella. Questa è la foto perfetta. Va bene. Bella. Va bene. Più di politica, perché trovo che non sanno gestire questo paese. È il ministro dei rapporti con il Parlamento, la Boschi. Adesso me lo scrivo così me lo studio poi. Studia, studia, c'è anche un risvolto. Questo è l'angelo. L'angelo. Adesso io non so come sia il titolo del quadro, bisogna andare su internet. Non me lo ricordo. Thank you.
Brava Maria. Visto che a noi non ci succede quasi, va bene, a me non mi succede più da tanti Dudu, della politica mi piace solo Dudu, perché poi è cugino del mio, dove andare mio Luli? Lì c'è un altro che era più luminoso qua. Grazie Cinci. Pazzesco. Vedi che qua ha fatto il tutto. Questo non è montato, è logico. Questo è il dietro. Work in progress. Questo è l'abito della trasformazione. Sì, brava. La sai che è importante, non solo che tu fai tutto questo, ma sentire che qualcuno chiede e apprezza questo. È molto importante. Questi dettagli. E questa bella signora è Giliola Curiel. Giliola Curiel che cura tutti i particolari così meravigliosi della sfilata della collezione di Lella Curiel. Allora, cominciamo dalle scarpe, tutte quante dipinte e ricamate, e le cuffiette che sono una cosa splendida. Allora, le scarpe sono tutte con questo motivo disegno cashmere, che è un po' il leitmotiv della collezione, quindi per il giorno sono in realtà intarsiate, la base è tutta sempre di camoscio, mentre appunto questi motivi disegno cashmere sono intarsiati in sopralilievo con degli inserti di o di pitone o di lucertola o di camosci di altri colori, mentre per la sera sono di raso e velluto ricamate, invece, perché purtroppo gli intarsi, i tessuti sfilano e quindi gli intarsi non si potevano fare. E le cuffiette erano un po' per riprendere i cigni, quindi anche gli altri capelli che vedrete in sfilata sono tutti di piume di cigno in realtà. Gli altri sono delle piccole cosette, giusto per riprendere ogni tanto il motivo, il tema, mentre sui cigni sono proprio delle cuffiette per fare la testa di cigno, insomma. C'è anche un cappello fatto a cigno con tutto questo marabù che esce col suo beccuccio nero, vedrete, molto carino. Senti, e le pettinature che hanno questo veramente sembrano dei cignetti. Le pettinature sembrano un po' dei cignetti bagnati quando escono dall'acqua, che fanno così. Quindi stasera saranno così? Stasera saranno così. La cosa che più ti ha entusiasmato di questa collezione? Ma il mio entusiasmo è sempre indovinare, perché io devo partire a fare gli accessori quando la mamma inizia a partire a fare la collezione, nel senso che i tempi di fattura delle cose sono uguali, quindi è sempre una bella scommessa, perché io parto dalla sua idea sulla collezione, ma parto dai campioni dei tessuti, non parto dai vestiti. Io i vestiti vengono pronti adesso e gli accessori sono venuti pronti 3 giorni fa. E quindi è sempre una bella sfida, e quello che mi entusiasma sempre è che poi siamo sempre in accordo, cioè senza parlarci, è come una magia, è come una magia.